Queste sono dolci, vedete che buoni? Vedete? Dolci buonissimi. C'è dentro la crema. Buonissimo. Si sente proprio il naturale, no? Bisogna fare attenzione alle api che girano qua. Ve lo consiglio, se venite in Marocco dovete provare questa specialità. È una bontà buonissima. Ok? Le vedete le api? Le vedete? È un insetto pulito, non c'è problema. L'importante è che non ci siano altri insetti. Vedete, pieno di api, vedete? Tutte le api sono mangiare. È un insetto pulito, questa è una bontà. Abbiamo dolci, brioche, pane naturale, fatto con farina naturale, per me sono lo migliore al mondo. Se anche le api ci vanno sopra, vuol dire che è veramente roba buona, naturale, ragazzi. Se era roba molto chimica, state sicuri che le api non si avvicinavano neanche. Fanno festa tutti i giorni, quindi non vi preoccupate, le api sono igieniche e fanno anche il miele. Queste brioche al cioccolato sono da leccarsi i baffi, con la crema dentro. Si sente benissimo le uova naturali, no, non uova chimiche, uova naturali, quindi è tutto buonissimo. Non vi preoccupate, se andate da quelle parti dovete assolutamente assaggiare i dolci del Marocco, che sono buonissimi, ve lo consiglio. Come adesso vedete, il pane è buonissimo, c'è una bella scelta di pane come lo volete. Vedete i dolci che belli e sono buonissimi, squisiti, costano appena 30 centesimi, dai 30 ai 50 o 60 centesimi, veramente prezzi veramente bassi. Una brioche di quelle lì che avete visto col cioccolato, circa 2 dirham, neanche 15 centesimi di euro, veramente buonissimo, a prezzi veramente bassi, non spendete proprio niente, pochissimo. Ecco quelle lì, le vedete col cioccolato sopra, 2 dirham, circa 15 centesimi di euro, ma chi ve le dà questi prezzi? È roba buona, naturale. Ragazzi, dai, se andate da quelle parti ve lo consiglio, guardate che bel pane che fanno. C'è di tutto, tutta roba naturale, con la farina naturale, ve lo consiglio. La pasticceria, la panetteria migliore al mondo. Ah, c'est bon.